E ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video, oggi in diretta, diciamo, da una zona rossa. Siamo in provincia di Bergamo, a Treviglio. Adesso è l'una del pomeriggio e vedete un po' la situazione, che in pratica non c'è in giro, c'è in giro davvero poca gente. Di solito quest'ora è un'ora abbastanza di punta, subito dopo pranzo o vicino a pranzo, quindi a l'una poi di solito finiscono anche le scuole. Diretta ambulanza, ragazzi, questo non è preparato. Vedete, oggi non ne ho viste tante, però durante il lavoro, ho iniziato alle 5 a lavorare e solitamente ne vedo minimo 3-4 al giorno, lavorando anche per la strada, magari è più semplice, però di questi tempi ne si vedono più del solito e ne si sentono anche, visto anche a casa ieri sera hanno sentito un paio, quindi la situazione è abbastanza, come vedete, è abbastanza grave, gira poca gente e girano tante ambulanze. Sto facendo un po' un giro appena più lungo, che volevo passare davanti a qualche supermercato per vedere magari se vi posso far vedere le file che ci sono. Poca gente, bar, ristoranti, quasi tutti i negozi chiusi, restano aperte solo farmacie e negozi alimentari e tutto quello che è di prima necessità, diciamo. Adesso qua vediamo se c'è un po' di fila. E solitamente la mattina si vedono proprio la gente in fila nei supermercati. Adesso magari ora di pranzo se ne vede di meno, però la mattina si vede spesso la gente in fila ai supermercati, perché adesso comunque fanno entrare pochi alla volta, quindi si crea fila, diciamo, fuori. Però davvero, ragazzi, deserto, cioè davvero, cioè per essere l'una, un'ora abbastanza di punta, guardate, strade vuote, deserte. Questa è una delle strade anche principali che porta a Treviglio. Treviglio è, per chi non lo sa, la seconda cittadina dopo Bergamo, è la seconda cittadina per abitanti della provincia di Bergamo, quindi questa è la situazione. Strade deserte, ogni tanto passano ambulanze e niente, speriamo che, visto che la gente comunque forse inizia a capirla di uscire solo per necessità, speriamo che questo picco di cui si sta parlando, che dovrebbe ancora sia già arrivato, e che piano piano questi contagi vadano scemando.
lo spero, sperando che almeno per le vacanze di Pasqua ci potranno liberare da questa, da questo, diciamo, tra virgolette, carcere. Ormai la vita è casa lavoro, lavoro casa, per chi ha la fortuna di poter andare al lavoro, anche se sicuramente questo livello di traffico è un'ottima cosa. Infatti, a mio avviso, molti lavori che si possono fare da casa, secondo me da ora in poi bisognerebbe farli a casa, tutti magari quei lavori di ufficio dove non è magari obbligatoria la presenza fisica 7 giorni su 7. Magari si potrebbe fare un giorno a settimana, si va per fare una riunione e poi si fa lavoro da casa, anche perché comunque penso anche l'ambiente giovi un po' questa cosa qua, che c'è in giro poca gente, meno inquinamento, meno gente in macchina. Comunque per ora non ho mai trovato controlli, cioè ne vedo parecchi mentre lavoro di controlli, però per il momento non mi hanno mai fermato, magari vedono la divisa da operatore ecologico, quindi non mi fermano, però magari se mi dovessero fermare per fare i controlli, io sono in regola, anche se magari sto registrando, ma è giusto per fare vedere un po' la condizione. Quindi una volta che poi vado a casa, ragazzi, io resto a casa, capito? Quindi mi raccomando, se non dovete andare al lavoro, se la vostra magari ditta è chiusa, cioè, cercate di stare a casa il più possibile. Io credo che una piccola passeggiata all'aria aperta non possa fare male, se si tengono le distanze, anche perché stare a casa tutto il giorno, cioè dopo un po', cioè cosa fai? Penso che sia salutare una passeggiatina, poi non lo so, cioè c'è chi dice anche la passeggiata no, so qua si fanno almeno un po' di curvette, ragazzi, giusto per arrivare a casa. Almeno ci si sfoga un po'. Quindi ragazzi, sono, vabbè, adesso che sono quasi arrivato a casa dopo essermi sfogato un pochettino almeno su un paio di curve, ragazzi, concedetemelo questo, io vi saluterei qua, sperando ancora e pregando che presto questa situazione si risolva, e sperando che tutti voi comunque restiate in salute, perché la prima cosa, ragazzi, è quella, la salute. Senza di quella non si va da nessuna parte. Quindi ragazzi, viva, viva la vita, viva la moto e alla prossima. Ciao, ciao.